Mi sento intanto di ringraziare Francesca Biondo e la sezione del Partito Democratico di San Giovanni che ci dà questa opportunità di riunirci questa sera per un argomento un po' di nicchia, effettivamente siamo un po' tra amici, però che noi consideriamo molto importante perché voi sapete che noi abbiamo iniziato come comunità strategica questo interesse nei confronti appunto dell'abolizione della pena di morte ormai anni fa, e lo abbiamo fatto come sempre per l'interesse nei confronti di alcune persone. Cioè, le campagne della comunità di Sant'Egidio non sono campagne di advocacy così generali, partono sempre da un dato molto concreto, molto reale. Abbiamo conosciuto dei condannati a morte nei corridoi della morte degli Stati Uniti, li abbiamo conosciuti personalmente perché hanno scritto delle lettere alla comunità di Sant'Egidio. Alcuni dei nostri amici si sono imbarcati, sono andati negli Stati Uniti e sono andati a conoscerli. La conoscenza diretta con questi ragazzi afroamericani, ingiustamente per noi condannati alla pena di morte, ci ha aperto un mondo, che poi è quello appunto dei condannati a morte. E abbiamo iniziato così una riflessione con loro attraverso appunto dei casi molto concreti. Abbiamo iniziato con un ragazzo che si chiamava Dominique Green, un giovanissimo ragazzo afroamericano che purtroppo è stato eseguito anni fa. Abbiamo cercato in tutti i modi di difendere la vita di questo ragazzo e di aiutarlo in una storia terribile in cui era stato coinvolto. Fino all'ultimo lui si è dichiarato innocente e noi crediamo nella sua innocenza. Purtroppo l'abbiamo conosciuto troppo tardi, non siamo riusciti a salvargli la vita. Lui è stato eseguito, è stato cremato, le ceneri di questo ragazzo adesso sono incastonate a Palazzo Leopardi, che è un palazzo nobile del centro di Roma, dove noi abbiamo la casa d'accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati. Quindi abbiamo trovato, diciamo, il luogo degno della sua sepoltura in questo palazzo, alle fondamenta di questo palazzo. Ci sono le ceneri lì dentro, perché noi crediamo, diciamo, che i diritti o si danno tutti e devono essere per tutti, oppure insomma non si vive. Allora noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere questa battaglia contro la pena di morte, come oggi, per farvi un esempio un po' banale, si vive, diciamo, la preoccupazione per l'ecologia e quindi il fatto che bruci un albero nella foresta amazzonica mi interessa. Da anni Sant'Egidio dice il fatto che venga eseguita una persona in Congo, in Gabon, in Arabia Saudita mi interessa, quindi io non posso dormire tranquillo se si brucia la foresta in Amazzonia, perché so che questa avrà una ricaduta per la mia vita personale, perché l'ecosistema mondo viene ferito da questo. Così noi crediamo che se venga uccisa una persona dallo Stato in Camerun, in Libia, ovvero appunto in Texas, viene ferito l'universo mondo, quindi mi interessa. Per cui questa campagna che abbiamo iniziato coinvolgendo la società civile in maniera trasversale, perché Sant'Egidio è presente in 70 paesi del mondo, e abbiamo parlato con tutti i nostri ragazzi di iniziare a raccogliere appunto le firme contro la pena di morte. È nato un grande movimento che poi ha portato la comunità di Sant'Egidio a coinvolgere interi paesi a lottare appunto per la vita, a favore della vita e contro la pena di morte in America Latina, in Africa, in Europa e anche in Asia, in Estremo Oriente. E questo lavoro ci ha portato, diciamo, a confrontarci con molti ministri della giustizia, quindi a entrare proprio nel gangli dell'amministrazione della giustizia in tanti paesi.
e ha portato con il tempo alla scelta di fare ogni anno un convegno di ministri della giustizia qua a Roma. Normalmente si realizza intorno al 30 di novembre, che la data appunto che Francesca ci ha ricordato nel messaggio che ci ha mandato, della giornata che è stata scelta contro la pena di morte, perché appunto il Gran Ducato di Toscana è il primo Stato riconosciuto che ha abolito la pena di morte. Questo convegno del Ministro della Giustizia è un convegno molto importante. Noi invitiamo a Roma Ministro della Giustizia di paesi che ancora hanno la pena di morte, quindi dove ancora ci sono esecuzioni capitali oppure esiste nell'ordinamento legislativo, e ministri invece di paesi che, in cui la pena di morte è stata abolita, per permettere a questi ministri non solo di conoscersi ma anche di trovare quella forza morale che gli permetta poi di affrontare la situazione sul campo nel loro paese. Parlando con questi ministri ti rendi conto che nessuno è favorevole alla pena di morte così, cioè sono veramente rarissime le persone che hanno un minimo di cultura che pensano che sia utile mantenere la pena di morte, però hanno bisogno anche loro di sentirsi appoggiati a livello internazionale, ma anche di sentirsi appoggiati nel loro cuore, nella loro anima, per poter affrontare appunto quei mostri che nascono nella società civile, che appunto si dice uccideteli, e quindi che hanno bisogno di questo appoggio che viene da fuori per continuare a lottare a favore della vita. Questi convegni sono molto interessanti perché noi coinvolgiamo sempre l'Unione Europea, cerchiamo in qualche modo di far sì che questo sforzo di rendere il mondo più umano passi anche attraverso il coinvolgimento degli Stati europei e quindi anche dello sforzo che l'Europa può fare per costruire delle carceri dignitose in questi paesi, per pagare degli stipendi dignitosi ai direttori delle carceri come i secondini di questi paesi e per permettere così appunto che anche la detenzione delle persone in questi paesi sia una detenzione certa, perché spesso e volentieri appunto le grandi mafie, i grandi narcotrafficanti, i grandi terroristi hanno possibilità di accedere a enormi quantità di soldi e con questo possono facilmente corrompere, e quindi questa è una delle cause anche per cui molti paesi continuano a mantenere la pena di morte, perché non c'è una certezza della pena e quindi dice noi non riusciamo a tenerli, dobbiamo eseguirli perché altrimenti dopo 2 settimane queste persone sono di nuovo libere di creare tanti problemi. Il libro del caro amico Antonio Sabbadi è un libro molto interessante perché ha permesso, Antonio Sabbadi ha fatto un grandissimo lavoro, il libro è sostanzialmente diviso in 2 parti, una prima parte che ti accompagna alla comprensione di quanto l'Africa appunto si stia muovendo verso l'abolizione totale della pena di morte, e c'è anche uno scorso storico molto interessante che ti spiega perché la pena di morte non è nel DNA del popolo africano e quanto la pena di morte sia un prodotto importato dai paesi colonialisti, e quindi come effettivamente sia anche un modo, come la pena di morte abbia stravolto anche una cultura positiva africana, quindi in questo caso il meticciato ha creato più problemi che altro, se li avessimo lasciati liberi di scegliere non avrebbero scelto la pena di morte. E poi anche spiega molto bene gli sforzi fatti dalla comunità di Sant'Egidio e non solo dalla comunità di Sant'Egidio per aiutare i paesi africani a uscire da questo tunnel. E poi una seconda parte del libro molto interessante, molto tecnica, che rivela anche la grande passione, il grande impegno di Antonio per analizzare ogni paese in maniera anche sintetica, dove sta, a che punto sta, che cosa ha fatto per uscire da questo incubo della pena di morte, riuscendo appunto a dare in maniera molto chiara, anche a spiegare in maniera molto chiara anche l'impegno di tanti politici, purtroppo, ahimè, molti del passato, qualcuno non c'è più, dal presidente Nyerere ad altri grandi presidenti africani, con il loro coinvolgimento personale
per poter creare una giustizia diversa, una giustizia appunto più umana. E quindi niente, io sono molto contento, anche se appunto siamo quel che siamo, perché non ci stancheremo di parlare di questo tema, e stasera è un'occasione per riflettere insieme su quello che abbiamo fatto, e anche per ringraziare Antonio per il grande lavoro che ha fatto nel aiutarci a capire meglio le prospettive future. Quindi dall'Africa arrivano buone notizie, questo libro ci dice di sì. Seppur vero ci sono ancora tanti problemi, ci sono delle buone notizie. Possiamo aiutare questo continente a unirsi all'Europa come continente libero dalla pena di morte. Grazie Giovanni. Io mi riallaccio ai tuoi ringraziamenti ad Antonio, colgo l'occasione anche per ringraziare Gianni e dire che comunque questa iniziativa di stasera è ripresa, e poi ci sarà un video che quindi potremo far girare. Però voglio io cogliere questa occasione appunto per ringraziare voi, perché tu dicevi questo è un argomento di nicchia. In realtà io penso di poter dire che questa sezione, nel confronto che abbiamo avuto in questi anni con Sant'Egidio, nelle esperienze che abbiamo fatto con gli anziani di Via Magna Grecia, con l'accoglienza dei senza tetto l'anno scorso, con la presentazione di questo libro stasera, io mi sento di dire non che sono argomenti di nicchia, che sono argomenti poco alla moda, che è diverso, perché in realtà sono argomenti molto popolari, però semplicemente in pochi ne parlano e quindi sembra che non esistano. In realtà noi, grazie al fatto che voi ci avete aperto gli occhi sulle situazioni di difficoltà del nostro quartiere, come la solitudine degli anziani o il fatto che ci sono tante persone che ancora muoiono per strada fuori dalla porta di questa sezione, appunto sono degli argomenti un po' scomodi, poco alla moda, ma non li definirei di nicchia perché purtroppo sono molto diffusi. E anche stasera parliamo di un argomento che appunto è meno affrontato sui quotidiani, sui dibattiti politici che facciamo di solito, ma in realtà investe il confronto che noi facciamo con un intero continente su una tematica che riguarda dei temi fondamentali, perché stiamo parlando della vita e della morte. E io su questo sono contenta stasera che ci sia Giuditta Pini, che è una parlamentare del Partito Democratico, perché oltre al fatto che si è occupata di questi temi e quindi ci faceva piacere avere lei, però proprio dalle tue parole rispetto a quello che ho appena detto, penso che Giuditta con noi e con voi condivide esattamente questo, cioè che di tante battaglie che ha fatto su in questi anni sono battaglie che non erano da moda, ma che erano molto popolari, perché investivano grandi problemi della società, di cui spesso anche il nostro partito ha parlato poco e di cui invece lei si è interessata. E quindi coglierei l'occasione per passare la parola un po' per raccontarci qual è anche il dibattito che si fa nella Commissione parlamentare sui diritti umani in questo paese, anche nel confronto con questo libro e con questo argomento, come anche un'istituzione di un paese che sta nel G7, nella comunità europea, in realtà può dare un contributo fondamentale sul tema dell'abolizione della pena di morte. Grazie mille e grazie per l'invito, e anche grazie per essere qui questa sera. E sì, dunque, mettiamola così, nel nostro paese c'è un dibattito sempre abbastanza schizofrenico su questi temi, nel senso che anche se siamo il paese di Beccaria e che ha teorizzato tra i primi il fine riabilitativo della pena, l'abolizione della pena di morte, la fine delle punizioni corporali, siamo anche il paese in cui in realtà tutte le volte che succede qualsiasi cosa, il dibattito spesso e volentieri, specialmente nell'ultimo periodo, tornava a essere abbastanza greve sul fine pena mai, fino ad arrivare alla castrazione chimica, alle punizioni, auspicare punizioni fisiche, auspicare un ritorno al passato. E a questi temi hanno sempre un ottimo
c'è sempre un attimo di scontro, almeno apparentemente nell'opinione pubblica, ecco. È molto più facile dire una cosa del genere e difenderla, e anche il nostro partito a volte, non su questi temi per fortuna, non ha mai ceduto, diciamo, il passo, però a volte c'è un po' di timidezza nel cercare di difendere alcuni punti di non ritorno che noi rischiamo sempre di toccare, e insomma su molti temi. Adesso noi avremo appunto, siamo un paese in cui convivono in modo, insomma, coesistono anzi situazioni diametralmente opposte e situazioni di disagio molto forti, di abbandono molto forti, di abusi molto forti, che spesso convivono accanto, diciamo, a situazioni di legalità semplicemente perché si decide di chiudere gli occhi. E anche il nostro stesso paese ha deciso recentemente di portare avanti, per esempio, mi riferisco agli accordi con la Libia, ha deciso di chiudere gli occhi su un pezzo, anzi su un'enorme importante questione che accade a poche miglia dalle nostre coste, che accade con il finanziamento del nostro governo, e che se quando furono fatti gli accordi 3 anni fa erano situazioni che noi potevamo dire di non conoscere, anche, diciamo, molto fortunatamente, diciamo, però la risposta che ci veniva data era: ma non c'è certezza, anzi grazie a noi adesso possono entrare nelle Nazioni Unite. Sono entrate le Nazioni Unite, ci hanno proprio detto che tutto quello che pensavamo succedesse lì dentro non solo accade, ma è anche peggio di come sembra. Dopodiché però avete visto anche voi che, diciamo, a parte alcuni di noi, la piccola battuta, chi ha chiesto che quegli accordi non fossero rinnovati, o che comunque quantomeno ci fosse un dibattito su se fosse il caso o meno di, invece si è andati, insomma, si è omesso il dibattito e si continuano, diciamo, a perpetrare gli accordi con questa enorme ipocrisia che c'è, quindi chiudere gli occhi davanti a una cosa che sanno tutti per garantirsi qua un'apparente, diciamo, normalità, perché poi in realtà ovviamente queste cose ci tornano già indietro. Le persone che arrivano da quei luoghi spesso e volentieri soffrono di stress post-traumatico, spesso e volentieri hanno bisogno di essere seguite, e noi anche lì abbiamo avuto un decreto sicurezza, quello dell'anno scorso, che ha tolti anche dai percorsi di assistenza, dai percorsi di per i richiedenti asilo per situazioni di salute, quindi anche di salute mentale, e che il 31 dicembre rischiano, se il Ministero degli Interni non si sbriga a fare questa circolare, di rimanere in mezzo alla strada. E di nuovo, quindi, a creare disagio, di nuovo a creare disagio per se stessi, perché non saranno persone che hanno bisogno di assistenza che non l'avranno, e a creare ovviamente disagio per le comunità che li hanno accolti fino a questo momento e che si ritrovano appunto senza più, diciamo, una guida. Quindi, diciamo, noi abbiamo sempre questa bipolarismo quasi, noi cerchiamo sempre di. Da una parte portiamo avanti alcune cose sacrosante, ci siamo fatti sempre, insomma, promotori dell'abolizione della pena di morte, tutti i consessi internazionali, e anche ora, appunto, l'anno scorso c'è stata questa importante riunione alla Camera dei Deputati, quindi, insomma, diciamo, siamo ancora il luogo in cui, e anche che tutto il mondo guarda ancora con, diciamo, anche un'eredità abbastanza pesante, per cui abbiamo ancora molta credibilità, e contemporaneamente però insomma decidiamo di fare, diciamo, per la realpolitik, non è, diciamo, realpolitik, è una scelta politica molto chiara che a mio parere, insomma, ci sta costando l'anima, perché se si accettano, se si iniziano ad accettare alcune eccezioni di questa pesantezza, poi dopo è difficile obiettare su altre situazioni. E quindi il dibattito è sempre un dibattito molto ambiguo, cioè noi abbiamo la Presidente della Commissione sui diritti umani, che è la leghista, che è, diciamo, è famosa per esternazioni, ecco, diciamo, non esattamente vicine alla sensibilità di chi ha a cuore i diritti umani, e nei dibattiti anche, insomma, sulla riabilitazione, sulla fine riabilitativa della pena, nei dibattiti sulla durata dei processi, nei dibattiti sulla imparzialità dei processi,
tutte le volte abbiamo questo timore di essere accusati di non si sa quale grandezza, cosa che peraltro accade comunque, cioè, questo ci dovrebbe rasserenare. E quindi spesso e volentieri, diciamo, abbiamo un paese che appunto è un pochino, è molto contraddittorio e molto ambiguo, per cui abbiamo enormi reti di volontariato che danno una mano e che tengono su sostanzialmente anche buona parte dei servizi in buona parte del paese, enormi reti di volontariato e di organizzazioni internazionali che guardano il nostro paese, che il nostro paese aiuta anche, diciamo, sia come competenze che come, insomma, anche se poco, finanziariamente, e contemporaneamente però, diciamo, viviamo questo perenne dualismo. Quindi anche quello che insomma, anche lo sviluppo e lo sviluppo in maniera democratica del continente africano è una cosa che ci deve e ci interessa molto. Insomma, nella scorsa legislatura noi abbiamo inserito parte di Evo Marazziti come presidente della commissione, per cui già, se non una garanzia. ho imparato tutto. No, però abbiamo cambiato la dicitura del Ministero delle Politiche del Ministero degli Affari Esteri, sì. Abbiamo inserito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. Sì. Questo ha consentito di avere un fondo più grande e più teoricamente stabile, che doveva essere un crescendo anche nel PIL per i fondi per lo sviluppo, per zone, insomma, diciamo, sia per l'Africa, cioè per ogni luogo in cui c'è la cooperazione e lo sviluppo, e anche che ha aperto una serie di dialoghi con i governi africani, specialmente con i governi africani con cui non c'era stato, insomma, per vari motivi, si erano chiuse ambasciate, non c'erano stati dialoghi. Questa cosa si è interrotta bruscamente, ovviamente, con la nascita del governo Giorgio Conte 1, problema psicologico, era proprio Conte, me lo ricordo. Era lui, nel governo giallo-verde, e adesso stiamo cercando di, diciamo, un pochino rimpinguare di nuovo col fondo con i soldi che ci sono rimasti. Quindi quello che anche il nostro paese sta facendo è, diciamo, stiamo cercando di tornare appunto ad essere, cercando di tornare ad essere un paese che possa essere anche appunto che possa fare da guida e possa dare la mano a chi ce la chiede e possa anche farsi dare la mano, perché, diciamo, spesso e volentieri abbiamo bisogno di, soprattutto a livello, insomma, dei paesi europei e dell'Unione Europea che ci, come, diciamo, che ci aiuti a tenere, diciamo, i piedi per terra. Tutto questo appunto sempre in perenne conflitto con questa dualità che noi abbiamo da qualche anno e non da pochi, e che, insomma, speriamo di poter, cercando di fare capire anche appunto anche con libri come questo, cioè cercare di far capire che l'Africa è appunto è un continente enorme, in pieno sviluppo, che è molto più complessa di come ce la vogliamo raccontare, cercando di imparare anche noi, appunto informandoci, le mille diversità che ci sono e anche le mille opportunità che ci sono anche per il nostro paese nella gestione, per esempio nell'imparare a gestire anche, diciamo, tutto quello che è non solo le politiche migratorie, ma anche, diciamo, quello che comportano le politiche migratorie, quindi, no, nuove situazioni che uno si trova a dover affrontare, e quindi, insomma, dare mano anche a prendere un pochino più coraggio in alcune scelte e a portare avanti altre. Questo è un periodo un po', appunto, come dicono i cinesi, vi auguro di vivere in tempi interessanti, questa è la maledizione cinese, perché è più interessante di così tra Trump, la Brexit, noi e tutti, non è un tempo facilissimo, diciamo, per chi porta avanti queste posizioni, perché purtroppo in tempi complessi le risposte semplici sono sempre quelle più gettonate, però, insomma, diciamo che, insomma, speriamo pian pianino, come delle formichine, di portare ogni giorno un pezzettino di appunto di conoscenza, di cultura, di confronto, che ci aiuti a noi anche a essere più saggi di quanto non siamo, che eravamo molto. Grazie. Lascerei la parola a Sofonias, che è il presidente della comunità etiopica di Roma. Pensavo si dicesse di Roma. Che ti ringrazio di essere qui.
Antonio nel suo libro poi dice una cosa interessante, perché anche io quando ho letto il libro ho detto ma adesso devo leggere questa cosa sulla pena di morte, no? Un po', diciamo, un po' st'angoscia. In realtà è un libro che parla, cioè che attraverso questo argomento ti fa entrare, no, in tante altre dinamiche del continente africano, tant'è che lui nel libro dice una cosa che è molto interessante, cioè non dobbiamo pensare all'Africa solamente come al continente sfigato, ma in realtà nel frattempo è diventato uno dei continenti più dinamici di questo secolo, pochi lo sanno, con tantissime esperienze appunto sia dal punto di vista istituzionale, culturale, anche di rispetto, diciamo, alla capacità di impresa. Io e Sofonia l'altro giorno per caso ci siamo sfiorati, perché non ci siamo riusciti a incontrare, però al Business Forum Italia-Africa che è stato a Milano, dove io ero per le questioni della pesca, lui era per altre questioni, però in realtà lì era veramente tangibile questa, diciamo, questo dinamismo di un continente, le ambasciate, i consiglieri diplomatici, le imprese che non avevano, come giustamente diceva Giuditta, solo da imparare, ma avevano anche tanto da insegnare della modalità di fare impresa, di fare cooperazione. Quindi la cosa che, insomma, penso che tu ci puoi anche un po' andare ad approfondire, poi magari facciamo anche fare degli interventi al pubblico e poi così Antonio può rispondere alle domande e fare conclusioni diciamo, su questo input che ci dà questo libro, anche di tutte quelle che sono le opportunità, le possibilità, e in questo momento anche aiutarci a modificare questo immaginario che spesso abbiamo del continente africano. Esatto. Grazie Francesca per l'invito, buonasera a tutti. Io mi chiamo Sofonias, vengo dall'Etiopia, che penso che sto venendo ancora nell'Africa, diciamo. Tutti si meravigliano quando mi sentono parlare bene l'italiano, così gli dico che sono in Italia da quasi 4-5 anni, diciamo. Dicono come mai lo dico così bene l'italiano, ma grazie all'eredità storica che c'è stato quando c'era lui, diciamo, nel senso che Etiopia. C'è questa bella scuola italiana ad Addis Abeba dove mi hanno mandato, quindi ho frequentato le scuole italiane, cioè ad Addis, ho fatto tutte le scuole italiane, ho fatto il classico, grazie ad una borsa di studio per il mio servizio per lo Stato italiano, diciamo, perché lavoro per l'ambasciata, sono arrivato a Roma. Comunque poi sto studiando giurisprudenza, sto per completare gli studi, fra le tante attività del volontariato che faccio con i ragazzi, con Francesca e gli altri, attualmente ricopro anche il ruolo del presidente della Comunità Etiopia di Roma. Ecco, io quando sono uscito dall'Africa, dall'Etiopia, cioè l'Etiopia, che prende anche un capitolo sul libro, era un paese buio, perché venivamo da un sistema autoritario dittatoriale, che io ci sono cresciuto, diciamo, per 27 anni, e ad un certo punto si è creato questo buco ed è uscito un signore, diciamo, che sta cambiando un po' l'immagine non solo dell'Etiopia ma dell'intera Africa, cioè nel senso l'altro mese mi sembra che è stato assegnato il premio Nobel per la pace, ha fatto la pace con l'Eritrea, che è un paese ancora un po' in difficoltà, però si sta muovendo un po' sulla strada. No, allora lui c'ha è un po' una storia etiope, diciamo, noi siamo come l'America, siamo un melting pot. Allora lui viene da una mamma cristiana, papà musulmano, lui è come me un protestante, un evangelico protestante, lui c'è proprio un melting pot americano, siamo proprio. Perché il nome è musulmano. Il nome, il cognome, cioè Ahamber si chiama, è musulmano, però lui è un cristiano evangelico protestante. Quindi quando dici la complessità. La complessità, siamo una piccola America, c'è cioè un melting pot, ci sono varie etnie, io penso più di 80 etnie, quindi cioè lui viene da mamma che appartiene a una etnia che si chiama Mare, papà Oromo, però lui è nato nella capitale, ha detto sapere, quindi cresciuto in tutta un'altra realtà, quindi per questo mi sembra queste identità li stanno aiutando a cambiare un po' anche l'immagine. Ecco, tutti ci siamo impegnati, perché prima c'era un po' uno stato, diciamo, un muro fra la società e i governati, i governatori, diciamo. Però dopo che è arrivato questo signore che si chiama Abiy Ahmed, praticamente, che era un ex ufficiale del militare, che ha fatto una sua storia, diciamo, bella piena, interessante da leggere,
Non solo sta cambiando l'immagine dell'Etiopia, cioè nel senso sta cambiando proprio l'immagine dell'Africa. Tra l'altro l'altro giorno leggevo la commissaria europea appena esattamente il primo viaggio, nel senso questa domenica lo farà in Africa, andrà in Etiopia. Secondo me sì, c'è un ottimismo per il futuro, non solo per abolire la pena di morte, però io per esempio mi sto impegno molto anche in sociale per non lo so se lo sapete, nel nostro ordinamento giuridico è previsto anche la pena di morte per gli omosessuali, per essere non solo la pena di morte in Etiopia è prevista per reati politici, tra virgolette, diciamo, non è uno per un delitto, diciamo, perché leggevo tra l'altro nel libro, ho trovato un signore che si chiama Andal Gajosek, che nel senso è un signore che ha cittadinanza britannica, che ha lottato contro il primo governo che c'è stato per 27 anni, che è stato condannato in assenza per la condanna a morte. Ecco, ogni governo che arrivava in Etiopia durante la rivoluzione per cancellare il passato, che prendeva tutti gli ufficiali, cioè tutti i governatori del precedente governo, li rastrellava, cioè nel senso tramite la pena di morte, cioè nel senso tramite il passato, questo atto giudiziario per sembrare che l'atto era tutto trasparente, però il motivo principale della pena di morte in Etiopia è quello, diciamo, cioè non sono più per reati politici che per delitti penali, è sulla persona esattamente. Quindi ci stiamo impegnando molto, ecco, con questo nuovo primo ministro mi sembra che riusciremo non solo a cambiare l'Etiopia, perché c'è anche una grande voce da esprimere, ma cambieremo pure l'immagine dell'Africa, nel senso che ha preso la piattaforma, cioè la scena pubblica, la scena globale è puntata sui suoi occhi, quindi noi stiamo facendo un po', tra virgolette, un po' di lobbying, perché la società etiopia non se lo, cioè nel senso non è solo presente, un po' arcaica dal punto di vista culturale sulla pena di morte, ma è anche una società un po' omofoba, diciamo, e spendiamo, cioè nel senso stiamo lavorando su vari punti con questo nuovo governo, che vengano, cioè nel senso, aboliti queste due pene capitali, cioè nel senso due punti fondamentali per la nostra società, diciamo. Quindi per il futuro io vedo un'Etiopia, cioè sono ottimista, nel senso vedo un'Etiopia cambiata, spero, dove non solo una persona verrà uccisa, diciamo, nel senso giustiziata per le sue opinioni politiche, ma nel senso tutti possano vivere nella libertà previsto dall'ordinamento del paese. E cosa dire? Cioè, è una battaglia, diciamo, è una grande battaglia da fare, però mi sembra la base già fondata, se ci saranno gli strumenti giusti, come diceva pure Giovanni prima, dell'aiuto dell'Europa, cioè nel senso gli strumenti adatti previsti come aiuti, cioè nel senso mi sembra che ce la faremo. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ma, scusi, io ho una curiosità. Naturalmente questo, diciamo, questo progresso anche sul piano giuridico non è di tutti gli stati africani, cioè penso che ci sia anche una certa differenziazione tra uno stato e un altro, perché noi abbiamo un po' l'immagine dell'Africa come un futuro, e invece è un continente molto vario e con forti differenze nell'ambito della società, della cultura, dell'organizzazione dello Stato, eccetera. Quindi questo percorso che con questo programma di abolizione della pena di morte,
quali stati in veste, insomma, quali stati sono partecipi di questo progetto, diciamo? Ma io penso che forse sì. No, sì, grazie della domanda, che è molto, no, interessante, sì, molto interessante, e giustamente infatti lei poi diciamo entra nello specifico, sì, paese per paese, quindi sottolinea la complessità di questo continente, perché sì, è un continente, sì, però abbiamo qui il massimo esperto italiano, il professor Antonio Sambardi. Qualcuno ha ironizzato sul titolo di questo libro, perché appunto è un titolo anche un po' provocatorio, l'Africa non c'è più, in realtà ci sono ancora diversi paesi mantenitori, però il senso del libro era di dar conto di questo processo straordinario che nel corso di pochi anni ha visto tantissimi paesi africani o abolire o ridurre in maniera considerevole le condanne, nonché le esecuzioni. Quando Amnesty ha iniziato a raccogliere i primi dati, alla fine degli anni Ottanta, un solo paese aveva abolito la pena di morte, Capo Verde. Adesso i paesi che sono mantenitori de jure, che quindi eseguono con una certa regolarità, sono pochissimi. Quindi nel corso di pochi anni hanno abolito tanti paesi e molti di essi hanno abolito grazie al nostro sostegno. Perché giustamente Giovanni ricordava l'importanza di questi convegni realizzati con lo scopo di supportare questi percorsi legislativi, non solo per condurre alla fine della pena morte, dell'abolizione della pena di morte, ma anche per sostenere progetti legislativi per migliorare le condizioni dei detenuti, perché io personalmente in questi giorni ho parlato lungamente con delegazioni del Marocco, Benin, e abbiamo parlato di tutt'altro che di pena di morte. Erano molto interessati a comprendere la nostra legislazione penitenziaria per poterla poi applicare e realizzare nel loro paese. Quindi è lunga la lista dei paesi che hanno abolito nell'arco di poco tempo. In particolar modo sottolineo Ruanda e Burundi subito dopo il terribile genocidio, poi Burkina Faso recentemente, il Benin, il Gabon, anche il Gabon grazie al nostro sostegno, e il Togo, e insomma numerosi paesi, però è chiaro che ci sono alcuni paesi che continuano a condannare e a eseguire, in particolar modo Egitto e Sudan, anche se adesso in Sudan, che ecco tra l'altro è un paese confinante con l'Etiopia, stanno arrivando buone notizie, perché è caduto l'anno scorso il regime del dittatore Bashir, e ieri è proprio notizia qualche giorno fa che sono state abolite una serie di norme che si riteneva scaturissero dalla Sharia, abbastanza discriminanti nei confronti delle donne. Si esegue in Somalia, anche se la Somalia è uno stato un po' particolare, è venuto il ministro della giustizia, ma il governo attuale controlla solo Mogadiscio, quindi qualche volta si esegue in Botswana, che è un caso un po' particolare, un paese molto ricco, però permane la pena di morte. Si continua a condannare in altri paesi, soprattutto del Maghreb, però non si esegue, cioè sono paesi abolizionisti de facto, cioè che significa che non eseguono da almeno 10 anni. Quindi in questo senso il senso del libro era anche fornire un'immagine dell'Africa assai differente. Diceva Kapuscinski che l'Africa è un continente talmente vasto per poterlo descrivere adeguatamente, e non arrivano soltanto appunto notizie negative, pur essendo la realtà africana continua a essere una realtà abbastanza complicata. Però adesso, per dire, qualcuno lo accennava, il continente africano nel complesso non conosce crisi economica, cioè se noi consideriamo il PIL, cioè, mentre in Europa e anche nel continente africano ci sono stati momenti di forte crisi, loro non hanno conosciuto crisi, cioè loro continuano ad avere una crescita della produzione a livelli anche esponenziali. Poi forse Francesca lo saprà, ma l'Africa è una terra di grosse opportunità, soprattutto nell'ambito agroalimentare.
e dice sempre il nostro amico Mario Giro: aiutiamoci a casa loro, invece di dire aiutiamoli a casa loro, aiutiamoci a casa loro, perché alcune imprese italiane l'hanno capito, ci sono grosse opportunità, soprattutto nell'ambito agroalimentare, perché hanno immensi territori molto fertili. E purtroppo noi europei continuiamo ad avere una percezione dell'Africa come qualcosa che va a turbare la nostra serenità, mentre altri colossi economici, Cina, Russia, anche la Turchia, pochi lo sanno, ma la Turchia è molto presente in Africa, l'hanno ben compreso e quindi stanno realizzando grandi cose. Ovviamente non è che stanno facendo opera di beneficenza, però voglio dire, quantomeno stanno aiutando a creare un circolo virtuoso. Ecco, volevo aggiungere anche un'altra cosa, giustamente si è fatto cenno anche un pochino all'umanesimo africano, diceva Giovanni che in fondo anche la pena di morte è stata importata, cioè da modelli colonialistici, mentre gli africani hanno percepito che realizzare la battaglia contro la pena di morte è molto importante a livello diplomatico. Questo loro l'hanno percepito molto bene, anche per accreditarsi a livello internazionale. E io direi che è importante anche per noi in Italia. Tante volte ci viene posta la domanda, ma perché occuparsi della morte, soprattutto in un paese che l'ha bandita da diversi anni? E noi crediamo che condurre una battaglia di questo tipo, che diceva Marco Impagliazzo è la sintesi della disumanizzazione, la pena di morte, è anche un modo per noi per essere vigili e non cadere nei comportamenti di chi preferisce una giustizia vendicativa e non riparativa. Quindi anche per lavorare per non creare le condizioni di una giustizia che non vada a restituire il male. In questo senso c'è tutta la vicenda importantissima della transizione sudafricana, c'è questa importante storia della Commissione per la riconciliazione e la verità che istituì Mandela ed fu presieduta da Desmond Tutu, che realizzò grandi cose, consentendo anche alle vittime di conoscere e di perdonare i loro carnefici. All'interno di questa commissione c'era un giudice costituzionale, quello che poi promosse l'abolizione della pena di morte, perché in Sudafrica la pena di morte fu abolita attraverso un decreto della Corte Costituzionale, un tale Albie Sachs, che aveva tutti gli elementi per vendicarsi. Lui era esule in Mozambico durante l'apartheid, era un bianco, un personaggio un po' particolare, bianco, ebreo, e viveva in Sudafrica. In Mozambico subì un attentato dalle forze speciali di Pretoria, un attentato finalizzato a ucciderlo. Lui perse un braccio e un occhio. Lui, ripeto, andò a incontrare colui che aveva realizzato l'attentato e fece tutto questo discorso, sulla vendetta mite, cioè la mia vendetta è non restituire il male. E poi seguendo tutta una logica dell'Ubuntu, che adesso non mi soffermo, sennò altrimenti andrei un po' troppo fuori strada, però per dire che l'Africa ha molto da insegnarci in questo senso. Giustamente Giovanni ricordava che il nostro impegno è iniziato partendo dalla situazione concreta, dalla situazione di Dominique, e non poteva che essere così. Cioè, tante vicende della Comunità di Sant'Egidio partono dall'amicizia delle persone più povere. A noi ci ha anche sollecitato una evocazione del primo presidente del Senegal indipendente, Senghor, che parlò per primo di Eurafrica.
facendo intendere che fosse importante una sorta di complementarità, innanzitutto a livello culturale, però anche a livello politico. Ecco perché, come ha ricordato Giovanni, noi realizziamo annualmente questi convegni. Noi crediamo che l'Europa possa far molto, possa far molto, e ripeto, anche in termini utilitari, aiutiamoci a casa loro. Ci sono grosse opportunità che aiuterebbero anche noi, non solo a creare opportunità di convivenza molto importanti, perché anche in Mozambico ci sono grosse imprese italiane, penso all'ENI, che stanno realizzando cose importanti, quindi questa sorta di chiusura, non solo mentale, ma anche ci priva di opportunità importanti. Ecco, questo, poi non so se ci sono altre domande. No, quando dicevi prima l'Africa tutta la guardiamo insieme, per esempio c'è una differenziazione, perché spesso sì l'Africa la guardiamo insieme, perché diciamo l'Africa è stata colonizzata, per esempio l'Etiopia è stata rimasta, cioè è un paese rimasto sempre indipendente diciamo, però la guardiamo insieme a quell'Africa colonizzata, ecco. Quindi noi la pena della morte, cioè nel senso, l'abbiamo ereditata, però è una cosa un pochettino che ce la siamo portata culturalmente, per ovvie ragioni diciamo che ho elencato prima. Poi dice, cioè nel senso, sì, l'Africa c'è un sacco di risorse da dare al mondo, cioè, nel senso ci sono tantissime opportunità da presentare, però quello che manca secondo me è quella stabilità politica che è molto, molto importante. Io parlavo l'altra volta, come diceva, a Milano con un grande imprenditore anche italiano, che siamo andati insieme al consigliere economico dell'ambasciatore in Etiopia, e tutti ci avevano questa tentazione, come si sta, perché non si sa mai. Anche l'Italia sarebbe stato. Sì, però da un vari punti di vista, perché in Italia almeno un imprenditore non c'ha paura, che domani arriva, ti espropriamo la proprietà privata, cioè nel senso, almeno su quella paura non ci sta ancora. Ecco, quello che manca in Africa sono quelle istituzioni che non sono agli imprenditori, però a quegli africani stessi che danno un po', che rassicurano la vita, no? Cioè nel senso che calcolano un pochettino le acque. Quello è fondamentale, secondo me. No, ecco, poi hai fatto bene a sottolineare le ultime vicissitudini etiope, perché sono veramente incoraggianti e fa un po' impressione che anche il conferimento del Nobel al vostro presidente sia passato un po' sotto silenzio, perché tra l'altro anche lui è un uomo coraggiosissimo, ha già subito diversi attentati, tra l'altro da parte di uomini appartenenti alla sua etnia, cioè insomma un giovane molto coraggioso. Anche questa guerra con l'Eritrea, che cioè io penso noi eravamo giovani, iniziava, perché quando noi avevamo poco più di 20 anni vedevamo arrivare in Italia come le prime grandi ondate di migrazione erano etiopi e eritrei, e già da loro si parlava di questo conflitto. Io non ricordo Afewerki, cioè negli anni 90, 94-95, già c'era il conflitto, e quindi tra l'altro anche paesi fratelli per certi versi, insomma adesso rievoca tutta la storia dell'Etiopia, è complicato, però ecco, ci sono importanti novità, opportunità anche dal Sudan. Purtroppo la situazione nel Sud Sudan, dove noi siamo anche molto impegnati, adesso la situazione è abbastanza complicata, però il nostro sforzo ci sta facendo sperare che sarà possibile trovare una conciliazione tra i cosiddetti due presidenti che si contendono il potere di questo paese, tra l'altro anche con molte risorse. È un paese profondamente povero, ecco, dove è molto impegnato il fratello Giovanni. Sud-Sudan, sì. Bene. Sì, e poi c'è anche un tema, diciamo, quello che dicevi tu, è importante, nel senso, una battaglia culturale che va, diciamo, nel profondo. Ah, ecco, poi... sì, certo. Io quello che non ho detto è che noi nel corso del 30 novembre
Cioè noi abbiamo realizzato centinaia di eventi, soprattutto in Italia e in Europa, perché ad onor del vero va detto che c'è maggior sensibilità, almeno sul tema dei diritti umani. E noi in particolar modo in Italia prediligiamo fare incontri nelle scuole superiori, perché non perché pensiamo che gli adulti insomma non debbano più essere educati a questo tema, però è importante trasmettere alle nuove generazioni che anche la cornice dei diritti umani ci ha consentito, almeno per noi che siamo in Europa, di vivere a lungo senza guerre, o quantomeno di evitare che fenomeni di genocidi non esplodessero in dimensioni enormi. Cioè noi abbiamo avuto anche terribili situazioni, penso appunto a quella che evocavo prima in Ruanda e in Burundi, però anche la cornice della diplomazia internazionale, dei diritti internazionali, ha almeno consentito che non assumessero questi fenomeni una portata enorme, perché potevano appunto avere un esito ancora più terribile. E poi c'è da dire anche un'altra cosa: quando noi andiamo a parlare di pena di morte, alla fine, devo dire la verità, poi di pena di morte vera e propria non è che ne parliamo tanto, nel senso che alla fine così ci misuriamo su temi come la giustizia, il perdono, la vendetta, perché che poi ci portano a misurarci anche con i temi relativi a problemi della giustizia in Italia. E questo è molto importante, perché anche in Italia si sta realizzando una deriva molto pericolosa. Infatti, io non l'ho detto, ma il tema principale del convegno che abbiamo realizzato con gli oltre 20 ministri della giustizia che sono convenuti a Roma è stato il tema dell'odio, e quindi come sradicare, smantellare. Non è facile, certo, sono domande importanti, soprattutto in un tempo in cui i social hanno assunto un peso preponderante, che per carità non vanno demonizzati, sono estremamente utili, però talvolta la loro velocità consente di propagare in tempi rapidissimi cose veramente assurde. E poi vengono, cioè, io l'altro giorno ho visto una cosa che veramente mi ha... non so se l'avete vista, al Consiglio Comunale di Trieste, quindi non un paesino sperduto della montagna, un consigliere che sicuramente era di Forza Nuova, adesso poi mi pare è diventato della Lega. No, era della Lega e poi questa da Forza Nuova. Sì, prima era di Casa Pound, vabbè, comunque, quella era la sua area culturale di riferimento. Ha fatto un discorso, diciamo, ma insomma, per le povere, lui era molto risentito, perché mi sembra che la sera avesse detto che Gesù era ebreo. Lui era contro la cittadinanza onoraria la sera. Perché ha detto che Gesù era ebreo. Visto che secondo me, questo mi offende. Esatto. Cioè io visto sono cristiano, io sono molto offesa perché lei ha detto che è ebreo. Cioè, ma però è un problema, cioè che gli dici così, cioè Gesù è ebreo, dice no, io mi sento da cristiano, mi sento offeso, quindi non voglio che, cioè una cosa veramente, e però questa cosa ha girato, adesso vorrei, a me fa ridere, ma magari qualcuno ci ha creduto, non lo so. Era soprattutto un razzista ignorante. Aspetta, ieri uno ha scritto che siccome sembra che in Italia è ritornato in voga l'uso, cioè la crescita della barba, no? Cioè c'è stato un periodo che era caduto in disuso. E lui questo diceva che per lui è un effetto della islamizzazione. Però, la mia giornata tipo è così comunque. Però bisogna leggere, cioè, anche quelli fanno le leggi, poi
Però al netto di questi che sono proprio, diciamo, oltre un problema che rappresentano le istituzioni, ma la cosa che sinceramente a me mi spaventa nella mia quotidianità è un po' quello che accennava prima Giuditta, cioè io mi confronto spessissimo con persone, anche miei colleghi, che sono persone, diciamo, che non reputerei ignoranti, che non reputerei, diciamo, che, diciamo, persone con le quali non ho delle affinità, appunto, che hanno una laurea, che hanno, diciamo, che fanno volontariato, che stanno nelle associazioni, che però poi quando ci sono degli episodi in questo paese di violenze sulle donne o altro tipo, diciamo, o abusi sui bambini, che ovviamente sono delle cose terribili, però ti dicono: io su queste cose reinserirei la pena di morte. E lo dicono con una leggerezza, ma anche poi magari io a volte veramente, cioè, penso: oddio mio, se adesso inizio questo discorso lo finiamo dopodomani. Perché è una cosa così profonda, no? Viscerale, che dovrebbe essere radicata nel nostro ordinamento e che veramente riguarda la vita delle persone e riguarda quello che diceva Antonio, cioè che di fronte alla negazione della vita a qualcuno rispondi con diciamo, con la stessa moneta, occhio per occhio, dente per dente, e che però veramente mi spaventa, perché non è che poi si dice tanto per dire, su determinate cose molte persone in questo paese, se facessimo un referendum, probabilmente voterebbero per l'inserimento della pena di morte. Ma guarda, aggiungo una cosa. Oggi è il 4 dicembre e il 4 dicembre ci ricorda che i referendum sono sbagliati. Mai fare referendum. Mai. Ha solo per cose molto belle una referendum. Ecco, se c'è. No, ti dico ho letto una cosa che mi ha abbastanza colpito. Voi immagino che sapete che noi, grazie a Dio, abbiamo un numero di morti ammazzati relativamente molto basso. Cioè l'anno scorso sono state uccise 400 persone, qualcuno potrebbe dire sono tante in termini assoluti, però nel 92 erano 2000 e da quell'anno hanno continuato costantemente a diminuire. Giovanni, che conosce bene il Salvador, che praticamente corrisponde a una piccola regione italiana, potrebbe dire che sono oltre 5.000 e su una popolazione di... Neanche 6 milioni di abitanti. Quindi provate a fare il rapporto. Cioè, Secondo me la città di Chicago l'anno scorso ha avuto 400 omicidi. E buona parte di questi omicidi sono legati al femminicidio. E questo studio che ho letto era interessante perché diceva che in fondo responsabili di questi omicidi in fondo sono persone che non hanno mai avuto problemi con la giustizia, che non hanno precedenti, persone normali tra virgolette, eppure non solo sono tanti questo tipo di, ma poi sono molto efferati, cioè c'è una efferatezza che non si riscontra in altri ambiti, cioè un mafioso non si accanisce in maniera così efferata nei confronti della sua vittima. E però che vuol dire tutto questo? Cioè, che vuol dire? Però per dire, cioè, che bisogna riflettere, comprendere, tante volte evitare di dare giudizi così. Io però questi, cioè io sono contro la pena di morte, però su queste cose, quando veramente talvolta. Vabbè, insomma. Posso dire solo una cosa? Sì. Che mi noi abbiamo, diciamo, io la cosa che mi ha più colpito di questo ultimo anno, in realtà da quando sono stata eletta la prima volta nel 2013, quindi ho, diciamo, la fortuna di fare questo lavoro bellissimo da un po' di tempo, e la cosa che all'inizio mi ha più colpito è stato la marea di insulti quotidiana che ricevevo, e che erano insulti o le minacce. Anche molto puntuali, diciamo. Anche sessisti. Sì, sessiste, proprio, diciamo, questo ovviamente già però se ricordiamo una grande risposta. Esatto, già se le pedi, quindi già ti insultano, se pure femmina, quindi. E questa cosa, diciamo, è molto. Dopo un po' impari a gestirla. E perché devi imparare a gestirla? Perché se no non rispondi. Io dico sempre che è come quando fai box. No, primo pugno ti spacca il naso, stai malissimo, il secondo pugno, il terzo
dopo un po' non senti più la faccia. Quando non senti più la faccia è il momento in cui tu riesci a schivare il pugno, andarlo indietro e anche a capire cosa sta succedendo. Prima però non devi più sentire la faccia. E la cosa che mi ha più che ho fatto molto in questi mesi, che sto continuando a fare, è dare una mano a ed è una cosa piccola però emblematica, a dare una mano alle ragazze che si sono trovate sulla pagina del ministro di Salvini. Ci sono state decine di ragazze, spesso minorenni, spesso poco più che minorenni, che si sono trovate, sempre donne, non è mai successo con gli uomini solo se erano, diciamo, immigrati, clandestini, in una situazione particolarissima, però diciamo era più una roba, ecco, quelli che venivano messi alla gogna erano donne che lo contestavano, che minavano quindi diciamo la sua anche virilità, e che venivano lasciate lì alla gogna. E le cose che gli scrivevano sotto erano cose che gli scrivevano in privato, erano cose molto difficili da gestire. Se uno non ha fatto niente, diciamo nessuno di noi ha fatto niente per verità, solo, però non se lo aspettava neanche, nel senso che magari va solo semplicemente partecipato alla manifestazione. Non è che non aveva, magari per la manifestazione non ha fatto niente di particolarmente eclatante. E queste cose vanno avanti per mesi, queste persone vengono lasciate lì e poi gli insulti, le minacce per la strada continuano per mesi, e questa cosa veniva avvallata dal ministro degli interni, cioè quello che teoricamente doveva supervisionare. E questo ha dato, diciamo, a una violenza che già c'era, ma che è apparsa subito come una violenza che sarebbe stata completamente impunita. E quindi sono aumentati esponenzialmente gli insulti e le aggressioni omofobe in giro per l'Italia, gli insulti e le aggressioni razziste in giro per l'Italia, e anche gli insulti e le aggressioni sessiste in giro per l'Italia, ovunque. Ed è stato già, era come se stato, diciamo, già covata questa cosa, ma è stata proprio completamente sdoganata. E questo nel dibattito crea, e la reazione anche è sempre, diciamo, è sempre stata di vergogna per queste persone. Cioè il fatto che loro si trovassero in questa situazione per loro era un problema, ok? E quindi non denunciavano, non chiedevano neanche aiuto, perché per loro era un problema. Mentre diciamo quello che facevo io, cercavo sempre di recuperare il loro nome, cercavo di chiamare e gli spiegavo: guarda, tu non sei il problema, tu sei la vittima, adesso ne prendiamo tutti questi quali, denunciamo, li facciamo il culo a strisce. Quindi diciamo questo dibattito viene poi portato anche nelle aule parlamentari, non solo per i toni a cui noi assistiamo, diciamo, purtroppo tutti i giorni, ma poi dopo anche nelle proposte che ci sono. Quando c'è stata la proposta della castrazione chimica, ammantandosi tra l'altro della cosa per le donne, perché noi siamo contro il stupro, perché poi se i leghisti parlano di donne, ne parlano come oggetti che vengono stuprati, come soggetti deboli che vengono stuprati, con, diciamo, portando avanti una grande estradizione anche fascista, soprattutto la straniera, ovviamente, quindi o della donna come povera indifesa che viene, diciamo, e quindi che ha bisogno di una cosa in più perché lo Stato non è in grado di proteggerla, quando già se lo Stato smettesse di incitare, diciamo, allo stupro subito su Facebook, secondo me sarebbe già un passo avanti importante, ecco, che non richiederebbe peraltro nessun costo per le casse dello Stato. E questa cosa si è portata per esempio appunto in quel famoso emendamento che era sulla castrazione chimica, e su cui tutti i leghisti hanno votato, tranne uno che ha detto: ma se noi adesso votiamo questa cosa, poi la prossima volta cosa faremo? La lobotomia per quelli che dissentono dalla linea del governo? Uno l'ha detto, gli altri hanno votato, anche i 5 Stelle votarono la proposta. Quindi diciamo, il dibattito è quanto mai attuale anche sulla pena di morte, perché la battuta non è una battuta e le parole hanno un peso che è fondamentale. E in questo credo che, chiudo, quello che sta succedendo in questi giorni in Emilia Romagna, non solo, queste piazze che si stanno riempiendo di gente silenziosa che dice basta, cioè sta roba basta, per noi è una grande cosa, perché ci dà, finalmente ci fa sapere che non siamo più soli, perché abbiamo introiettato ormai questo linguaggio, abbiamo introiettato ormai questa cosa che sia normale,
e non è normale invece. Quindi diciamo, la discussione sulla pena di morte, la discussione sulle condizioni in carcere, la discussione che sono sempre diciamo, tenute come cosa marginale, poi se uno è in carcere qualcosa l'ha fatto, no? Se gli arriva un avviso di garanzia a questo sindaco qualcosa l'ha fatto, no? Se no, a me io non ho mai fatto niente, non è mai successo niente. Questa diciamo è la. E se è lo Stato per primo che lancia questo messaggio, capite che si va in un cortocircuito, per cui appunto in un attimo poi ti ritrovi ad avere l'emendamento sulla castrazione chimica, ad avere la cosa che ti porta a, e poi ti porta anche alla pena di morte, magari per casi gravissimi. Però insomma, diciamo, quindi è molto importante, appunto, visto che insomma, giustamente ogni cosa è interconnessa, allora è molto importante parlarne in tutti i modi. E insomma, io nella mia vita precedente ho studiato mediazione culturale, e una delle cose che appunto studiavamo era il processo in Sudafrica, perché rispetto a tutti i processi di pacificazione europei che si concludevano o con un processo o all'italiana, con un processo in cui c'erano dei colpevoli che venivano puniti dalle vittime, e in qualche modo quello è stato un modo diciamo assolutamente innovativo che all'università, insomma almeno da noi, veniva studiato come una delle cose per, diciamo, innovative che venivano appunto dal continente africano, che non è solo appunto povertà, squallore, miseria, ma è anche è un continente megagalattico, enorme, con milioni, con miliardi di abitanti, e che appunto ci può aiutare forse a salvarci da noi stessi che stiamo prendendo una deriva un po' a volte molto molto pericolosa, che noi a volte sottovalutiamo. Ah, vabbè, io ho detto per ringraziarvi che siete uno di qui che avete ascoltato queste considerazioni. Io penso che usciamo da qui anche con nuove rinnovate consapevolezze. Adesso, ripeto, in Italia non abbiamo il problema di dover abolire la pena di morte, però abbiamo il problema di fronteggiare questa ondata di odio che viene molto sottovalutata e che sta abbastanza forgiando i nostri caratteri, il nostro clima. Ed è vero che tante cose che un tempo erano veramente inammissibili oggi appaiono decisamente normali. Quindi io penso che c'è da fare un lavoro importante a livello culturale e riprendere a parlare, perdere del tempo, tra virgolette, per creare una coscienza nuova, altrimenti veramente corriamo. Considerando ecco, una cosa molto importante, che non è che abbiamo molte risorse, cioè noi siamo anche un paese dove voi sapete che la Comunità di Sant'Egidio ha realizzato da tempo questo progetto dei corridoi umanitari che poi hanno tra virgolette buon fine. Adesso usando un verbo un po' inappropriato, noi riusciamo a piazzare tra virgolette tutte le persone che arrivano proprio grazie anche alla notevole generosità. Quindi bisogna lavorare molto, considerando che però c'è una grossa parte della popolazione che ha scelto di non aver paura, perché poi l'odio scaturisce dalla paura, dalla fragilità, e quindi bisogna reagire e sapendo che non siamo soli, ecco questo. Grazie. L'assemblea è finita? Sì. No, cioè, lasciamo questa bomba, perché in realtà questo è il punto. Diciamo, quelli che offendono sui social, che usano, non sono la maggioranza di questo paese, però sembrano la maggioranza di questo paese. E questo, questo è un tema sul quale ci dobbiamo anche noi interrogare. Io ho un mio caro amico che ha scelto di denunciare quella donna che andò a Predappio con la famosa battista. E io ho detto, ma te la senti? Perché poi comunque lui deve recarsi lì, credo a Forlì, cioè la causa, insomma, ma poi, cioè, anche, scusate, ma è anche una cosa che comporta un costo. Lui ha detto che, però si è ingegnato, si è fatto aiutare dalla comunità ebraica,
che gli paga le spese, tra l'altro poi lui ha detto che si avvicerà perché gli hanno fatto intendere gli hanno fatto intendere che la causa no, perché poi ecco queste cose, perché pensavo, perché poi il problema è che queste persone vanno sostenute anche con la consapevolezza, e se tu fai una causa la vinci. Sì. La cosa che sono chiaro, poi bisogna avere tutti gli elementi, no, sì, durano anche poco queste case. Sì, sì. Però ci vuole, perché ripeto, nel caso di questo nostro amico, e se la vince, che cosa ha detto? E allora lui ha detto che chiederà un risarcimento simbolico di pochi euro e lo donerà appunto alla comunità ebraica. Però a lui gli interessa che questa donna abbia una condanna, perché effettivamente ha fatto una cosa. Però abbiamo letto sui giornali, vabbè, una bravata, no, non so, anche Pietro non diceva che gli atti di razzismo verso una ragazza studentessa sono atti di bullismo, si prese in giro per scherzo, o magari si è il direttore di un'altra. E perché sennò lui sembra... No, quindi bisogna anche sostenere, ripeto, è complicato perché poi lui si deve prendere dei permessi. Sì, andare, perché poi dopo cioè, chiamano però, e comunque una denuncia, insomma, non è... Va bene, sì, sì. Va bene, no, ma già cioè, quando gli arriva la notifica, sì, sì, che sono stati annunciati per un commento. Prendono coscienza, diciamo, della... Questa è messa lì, questa pazienza. Un po' sì, adesso stiamo intanto, insomma, anche queste sardine, perché hanno avuto lo stesso trattamento, e hanno lo stesso problema. Parte più complicata è convincerli a denunciare. A denunciare. Sì, dopo ci sono un sacco di associazioni che ti danno una mano, avvocati, sì, che te lo fanno gratis, certo, tanto insomma è abbastanza... La Boldrini ormai potrebbe fare un libro, diciamo. Sì, perché poi dopo lei ha fatto, insomma, sì, gli rispondono con delle lettere di scuse, con... e di solito lei tramuta tutto in servizi sociali, agli SPRAR, servizi sociali, okay. Sì, sì. Certo. Bisogna vedere. Bene, grazie allora. Yeah.